Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika, che è super, super mega felice. Allora, vi alzo un po' così faccio vedere bene la scatolona che mi è arrivata, sempre in collaborazione con loro, stupendi, di Stationery Pal. O Stationery Pal, io dico ogni tanto Pal, ogni tanto Pal, fa niente. Leggetevelo bene. Allora, questo è il video appunto dove io vi faccio vedere le cose che mi hanno mandato in collaborazione. Però sotto nell'info box vi lascio il link del video precedente, sempre in collaborazione con Stationery Pal, dove io faccio vedere la mia postazione. Vi consiglio parecchi prodotti, non presi solo da loro ma anche da altre parti, e anche da loro, dove vi ho lasciato il link, e dove appunto le cose che io preferisco, con cui mi trovo bene, e che loro hanno sul loro sito. Perciò vi lascio tutto sotto nell'info box, il link all'altro video, andatelo a vedere, che è appunto anche quello in collaborazione con loro, dove io vi ho appunto mostrato parecchie cosine, dove io, come io organizzo la mia postazione, tutti i miei portapenni, dove metto tutte le cose e le cose, appunto i prodotti che io mi trovo più bene. E adesso invece in questo andiamo ad aprire il mega scatolone con tutte le puccioserie che ho preso. E vi ricordo anche che avete il codice sconto con la Nika sotto tutto, sempre nell'info box, andate a sbirciare perché hanno sempre delle cose super meravigliose. Allora, aspettate che scatolotta è così, vi faccio vedere, ve la apro, perché è sempre una meraviglia aprire la loro scatola, perché esce un profumo buonissimo. E vi voglio far vedere anche, guardate che bello, cioè veramente, e poi il profumo che esce, voi non avete idea. Queste carte qua, che io me le tengo sempre, sono i Pluribon a cuoricino, cioè anche questo veramente super mega top dei top, ve lo dico sempre che io mi ci trovo benissimo, ma non perché mi mandano le cose adesso dici no, no, perché comunque sto usando tutte le loro penne, sto usando altri pennarelli che ho preso da loro, le matita, le gomme che io uso adesso tutti i giorni, e sono prodotti veramente che posso consigliarvi, recensirvi al 100% top e dirvi sì, perché veramente ne vale la pena, veramente, io mi ci trovo veramente bene, hanno delle cose poi bellissime, poi se andate a vedere c'hanno migliaia e migliaia di cose, e poi sono sempre, si rinnovano sempre, ci sono sempre cose nuove, arrivano sempre articoli nuovi, insomma, bellissime. E questa volta è viola la carta, e anche la pagliuzzina qua di carta è viola, e il profumo che esce è impressionante, poi veramente carinissimi, thank you, grazie a voi veramente, la Nika, i ringraziamenti, tutto, che profumo pazzesco. Allora io direi un attimino di spostarla in parte, così appoggio tutte dopo le cosine qua. Aspettate, no, vi voglio far vedere anche, scusate, aspettate che vi porto qua, come sono dentro tutte le cose e tutte le spillettine che sapete, e le gommine che loro mettono in omaggio, veramente, cioè ci sono anche quelle dei Simpson, adesso vi faccio vedere tutto bene, aspettate che spostiamo così, e voilà, ok, qua di lato, ecco, eccoci qua. Allora c'è il campanellino, che io ne ho già due, ma anche di colore diverso, perciò sono bellissimi, per fare un charm, attaccarlo all'agenda, stupendo. Questi sono sempre omaggi che loro mettono, come le gommine che io ne ho, vedete, già qua tante, e adesso ce ne vado subito a mettere anche queste, così. C'è anche, aspettate, ce n'è un'altra qua, che sbuca fuori la ciambellina, e vado a mettere anche questa nella mia collection, che sono qua, vedete le ciambelline, sono veramente bellissime, poi le curano le cose in una maniera stupenda, aspettate che appoggio lì, ok, poi qua ci sono le spillettine, le tiro fuori che escono, no, con Bart Simpson, ma bellissime, cioè ragazzi veramente, poi ne arriveranno magari perché le buttano dentro, le trovo sempre, e anche Homer Simpson col pop off di fuori. Allora queste qua so che bisogna toglierci appunto lo strato di carta che c'è su, infatti volevo farlo perché sono davvero belle, che meritano, vedere quanto sono senza, perché
Vedete che si risalta bene, dopo si vede meglio il colore. Idem la stella, che bella anche questa qua, bellissima. E sono spillette queste qua, stupende. Poi andiamo a togliere a Bart. Adesso ce la faccio, ragazze. Che la Nika non ha più le unghie. Con i guanti al lavoro, ve l'ho detto, faccio fatica. Ecco qua, ma che bello, con la fionda lì che tira, bellissimo. E qua vestito da supereroe. Li guardavo sempre i Simpson, che belli. Simpson. Guardate che belle che sono. Allora, guardate che butto via la cartina. E queste qua tutte magnifiche. Le altre ve le farò vedere un giorno, ve le faccio vedere tutte perché le ho messe qua. Ah, eccole qua. Scusate, nel mio cassettino dove io tengo tutte le spillette. Un altro colore diverso, che bello. Questa qua con l'unicorno, tutte quelle che mi hanno dato fino adesso, e ne sono super felice perché faccio la collezione anche di queste. Allora, adesso togliamo tutto questo pagliuzzone qua profumatissimo, e si, qua già intravedete qualcosa, non voglio spoilerare, pian piano vi tiro fuori le cose e ve le faccio vedere. Allora, eccoci qua. Come sapete, io acquisto sempre le colle nastro, e no, dovete guardare questo, anche solo il pack della carta tutta sfumata arcobaleno, non potevo lasciargliela, io dovevo averla perché era meravigliosa. Io da loro mi trovo benissimo anche con i bianchetti scolorine, quelli a nastro, chiamateli come avete voglia voi, avete capito, e anche con le colle a nastro, di cui questa è una, vedete qua, appiccica e colla a nastro. E questo packaging qua è uno dei nuovi che hanno tutto sfumato arcobaleno, e queste colle qua sono fantastiche. Io di loro sto usando, che ve l'ho mostrato anche appunto nell'altro video, che se andate a vederlo dove vi mostro la postazione e le cosine, anche queste che sono fantastiche, le sto usando e sta usando, e ne ho finita già una, poi si possono ricaricare, sono stupende, cioè veramente incredibile. Quella si può ricaricare, questa non credo che ci sia da caricare, comunque bellissima. E poi, come vi ho detto prima, questi per i correttori, chiamiamoli così, a nastro. Anche con questi io mi ci trovo super super bene, ve l'ho detto nell'altro video, andatelo a vedere, link sotto. Ci trovo bene perché i miei figli, anche quando gli compravo quelli di marca, quelli per la scuola così, arrivavano a casa già il giorno dopo con tutto il filo tirato fuori, non lo so cosa faceva, li si disfavano, non lo so cosa combinavano. E invece questi qua, Sharon, da quando io mi arrivano le cose da loro, me li prende sempre, me li usa e me li finisce tutti tranquillamente, non si tira fili, non si tira niente, e mi dice che sono anche proprio ottimi prodotti, perciò top. E questo è fatto così, rosa chiaro e fucsia, ed è un correttore, vedete, bianco, appunto, correttore. E mi ci trovo bene da loro, infatti vedete io ho preso anche questo, poi l'altro me l'ha già preso Sharon, e anche questo è un correttore fatto così, sempre da loro. Poi, aspettate che tiro sul coperchietto, come correttori a nastro, ma non è bianco, ma quelli che lasciano il disegno, perciò si chiamano Decorash, in decorazione a nastro praticamente. Questo dovrebbe lasciare stupendo, questo coniglietto puccioso, vedete la strisciata dovrebbe essere quella, sì, e questo lascia il pinguino. Adesso li apriamo e andiamo subito a vedere e li proviamo, aspettate. Scusate, passo avanti col mio braccio, voglio farvi vedere, perché mi piacciono una cifra, anche questi qua che lasciano il disegnino, sono troppo belli. Allora aspettate, e voilà, ce la posso fare, uno, e due, eccoci, ecco qua, così adesso li proviamo, perché sono troppo curiosa, sono pucciosi, poi si aprono così, tac, e lasciano il, aspettate perché mi è partito male, aspettate che, ah ok, doveva partire un attimino, cioè guardate che bello, ecco,
Ah, perché qua c'è lì. Che meraviglia. Con questi pulcini qua. No, pulcini, coniglietti. Guardate che belle. Bellissimo. E poi proviamo quest'altro con i pinguini. Perché si taglia un po' a metà. O è rovinato. Ah no, perché dovete schiacciare giù bene. Scusate, sono io imbranata. Vedete, se schiacciate giù bene rimane tutto bello dritto. Allora anche questo di qua, aspettate che lo riproviamo. Ecco, infatti non schiacciavo giù abbastanza. Adesso vi faccio rivedere. No, perché è giusto. Vedete, se schiacciate giù bene la strisciata esce bella omogenea. E qua i nostri amici pinguini. No, guardate che belli. No, veramente sono stupendi, cioè bellissimi. E anche questi presi perché mi piacevano un sacco. Poi ho preso un altro appunto correttore qua bianco, perché ve l'ho detto, i miei fili si trovano bene. E poi quando ci sono appunto i modelli nuovi io li prendo, perché mi piace provarli e poi so che comunque hanno delle cose buone, dei prodotti buoni. E infatti anche questo qua, non, tanto io ne ho uno di qui e uno nell'astuccio, ne ho due, gli altri me li prende tutti mia figlia, perciò va al liceo, lei lo usa parecchio. Io uso quando faccio l'agenda, anch'io le mie decorazioni. E anche questo è bianco. Poi correttori, basta. C'è una colla, vediamo. Ah no, aspettate che c'è ancora un altro. Vedete che la viceversa praticamente. E anche questo è bianco, lo apriamo. Aspettate, e voilà. Così. E anche questo è quello bianco. Questi qua sono sempre utilissimi. Poi questo è una gomma, ci tenevo tantissimo perché sapete che io le uso queste qua piccoline con gli angolini, le ho prese ancora da loro. Vedete qua c'è l'astuccio che uso, che ho preso tempo fa da loro. Tutte queste anche con gli angolini che sto usando, vedete, consumate per quando disegno, per appunto cancellare e i piccoli dettagli negli occhi, nella bocca, quando disegno. E ve l'ho detto anche nell'altro video, andatelo appunto a vedere, vi ripeto ancora. E ho preso questa, che è una gomma appunto con questi triangolini qua, che andate a cancellare bene i piccoli dettagli. Poi questo si apre, potete appunto, aspettate, ok, così si apre, voilà, vedete, ha tutti questi triangolini che poi voi potete, quando si consuma, togliere e cambiare. Ed è veramente bellissima. Vedete, cancellate così il vostro angolino, stupenda, mi piaceva un sacco. Ah, è arrivata la base, un'altra spilla. Che carina anche questa. Aspettate che togliamo la cartina, così si vede bene nei tutti i suoi splendidi colori, perché la cartina lì la opacizza e non si capisce bene. Ah, adesso vi faccio vedere la colla. Anche queste sono delle cose nuove che avevano appunto. Allora, ci tenevo ad averla perché mi ha colpito un po', volevo provarla. Perché oltre alle colla nastro uso anche le colle normali. Poi sembra un burro cacao, non lo so, è bellissima. Ed è... no. Cioè... guardate, è fluorescente. Non so se si vede, giallo fluo. E non vi dico che profumo che ha di saponetta. Che bella, bellissima. Complimenti, sempre le cose belle. E poi andiamo avanti, perché sennò duriamo un video un'ora. Ho preso questi. L'ultima volta avevo preso questi due colori che vi faccio rivedere. E sono questi pennarelli che potete fare i puntini, potete anche fare sottolineare, però hanno la punta così arrotondata e potete fare i puntini anche per il bullet, per fare la vostra decorazione agenda. Avevo preso questo verde l'ultima volta e questo rosa. Adesso ho voluto prendere altri due colori, il giallo e il blu, che vi faccio vedere. No, guardate che belli, mi piacciono troppo tanto, spero si veda. E il giallo andremo a fare la prossima decorazione agenda. La prossima decorazione agenda faremo con le cose di Stationery Paul. Bellissimi, cioè, sono una meraviglia. E poi c'è anche il kit con tutti i colori, potete prenderli sciolti, insomma, hanno tanta varietà nelle cose, ecco. Poi ho preso questi sticky note con i fiorellini,
bellissimi sono fatti così. Sfondo bianco con questi fiorellini qua di ciliegio, sembrano sì bellissimi. Aspettate che si è sbragata anche la carta, intanto dopo mi lascio qua vicini che questi li uso. Poi ho preso anche questo libriccino, no guardate che puccio, non potevo io lasciarglielo lì, adesso ve lo faccio vedere subito. No, cioè questi qua dovrebbero essere, se non sbaglio, non mi ricordo se erano sticker, sì, infatti vedete ogni pagina è uno sticker. E adesso ve le faccio vedere un po' tutte queste, con varie decorazioni, con vari disegnini, le stelline, ogni paginina è uno sticker. Guardate questo, no, cioè dovete vederlo bene, spero che si veda, guardate questo unicorno, ma è bellissimo. Poi vabbè, ci sono varie greche, fiori, sfumature. Il mio tablet intanto ha suonato, una di voi, guardate questo che buccio, mamma mia che meraviglia, e sono tutti sticker e sono super felice. Orsetti, no, sono questi che si abbracciano, magnifici. Questo che va col monopattino, questo che mangia, no, porta i fiori, scusate, questo nella scodellina, questo con le caramelle, l'arcobaleno, insomma sono tutti sticker. No, ma sono meravigliosi, no, esige una decorazione con queste puccioserie. Assolutamente, assolutamente. E sono tanti. E ogni foglio, appunto, è un bello sticker. Con questi pucciosi, pucciosini personaggi stupendi. Poi ho preso un po' di washi tape, paper tape, ragazze, preparatevi che adesso arrivano. E sono una cosa fenomenale, no, guardate. Adesso le devo aprire e farvi vedere. Allora, aspettate che butto lì la carta lì. Questi qua sono un po' trasparenti, ma sono una cosa incantevole. Cioè, dovrebbe staccarsi tutto. Aspettate, che adesso ce la posso fare senza unghie. È un po' difficile. Scusate. Oh, eccoci qua. Oh, voilà. E questo si disfa tutto, state attente se lo prendete. E poi qua è adesivo, qua adesivo, e poi ve lo dovete chiudere così. E c'ha tutti questi bellissimi orsetti stupendi, guardate che belli, sono meravigliosi. Adesso lo vado a richiudere, se no mi si disfa tutto. Ecco qua, e voilà. Poi, fatto così, ho preso anche questo, che è una pecorella, ma una meraviglia. Pecorella o no, è una meraviglia. Allora, aspettate che andiamo ad aprirlo. Boh, sembra anche un lama, non lo so, è bellissimo. Aspettate che andiamo a... Vedete che qua è stato sigillato all'inizio, perché poi è sempre come quello trasparente ed è adesivo. Vedete, tac tac, e adesso vi faccio vedere, appunto, ecco, non voglio disfarlo tutto, e c'ha questo lama o pecorella o è una meraviglia unica, qualsiasi cosa tu sia, sei stupendo. Aspettate che adesso lo richiudo, altrimenti si disfa tutto, voilà. Poi c'è quest'altro, tutto con le zampine, i cuoricini, e guardate il musetto qua, io non voglio romperlo questo. Oh, che ce l'abbiamo fatta, guardate che puccio che è. Oh, me lo attacco qua così un attimo. E anche questo è come quello che si apre e ha tutte queste zampettine, fiorellini, che non sto qua a aprirlo perché comunque si vede i cuoricini, però dai, sì, perché ci sono anche altri animaletti lì, solo che è un po' con le unghie. Ve lo dico, faccio fatica perché giustamente loro incollano all'inizio, altrimenti si disfa tutto e poi lasciano la, cioè rimane anche la colla da poterlo dopo risigillare. Oh, guardate che meraviglia, zampettine e cuoricini, meraviglioso. Ok, aspettate, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ok, poi
Ce ne sono altri due fatti così. Ma che belli, aspettate che devo tirar via questi. Ok. E ok, perché non voglio romperli, voglio tenere anche questi, li attacco sull'agenda. E voilà. E andiamo ad aprire questo. E a il gattino, credo ancora quell'animaletto. No, questo c'ha il gattino. Questo qua. Aspettate, ce la facciamo, ce la facciamo. Sì, questo c'ha il gattino. Sì, poi si vede sotto anche così con lo dog. È magnifico. Adesso vi ho tolto la prima parte perché sennò se stacco tutto poi è un macello. E poi c'è questo. Anche questo qua c'ha. Allora, ha questo gattino meraviglioso. Tutto morbidoso. Che poi c'è lo strato per quello che si vede così opaco. Però vedete che è lui. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Meraviglioso. Poi altri paper tape. Questi che sono un po' con queste grechine qua a quadrotti. Aspettate che c'è. Ecco. C'è questo qua un po' più larghi, quello a misura classica, e poi quelli un po' slim con queste decorazioni stupende. Poi altro set, questo costavano pochissimo, non mi ricordo quanto, ma pochissimo, fidatevi, sono piuttosto, non è la misura classica di 1,5 cm, quella un po' più piccola, però ha questo sfondo un po' con rosa, righine, tutte un po' grechine, veramente belli. E poi ho preso questi sull'azzurrino. Vedete che è entrata. E questi sono un po' tipo tema, un po'. Ci sono le nuvolette, ci sono i pesciolini, un po' mare, un po' tutto. Vedete, c'è le nuvolette, c'è i pesciolini. E questi sono un po' piccolini, slim, stelline. E questi sono 3, 6, 9, 10 pezzi. Questi invece sono 3, 6 pezzi e questi 5. Aspettate che metto via. Mettiamo qua così. Poi c'è un'altra spillettina. Whatever forever. Spero di aver detto giusto, il mio inglese fa schifo. Bellissima. Poi sticker, questi li ho presi perché erano bellissimi. Adesso vi faccio vedere. Wow, mamma che bello, guardate quell'unicorno che si intravede già qua. Allora aspettate che li tolgo. No ragazzi, veramente, cioè guardate, unicorno, unicorni, ecco perché li ho presi. Io adoro gli unicorni. Nuvole, ma che meraviglia, no, cioè guardate. Guardate che belli. Guardate questa stella qua, un cometa lì, pianeta. Guardate gli unicorni, ma sono fantastici ragazze. Ma veramente. C'è un'altra cosina piccola, un diamante. Bellissimi. Io non ho parole. Adesso li rimetto dentro per non perderne neanche uno, per carità. Qua. Poi ho preso anche questi, uno con l'unicorno e uno con la mucchina. E cosa sono, direte? Adesso vi tolgo quello con la mucchina. Sono dei segna pagina. Vedete? Aspettate. Di segna libro, segna pagina da mettere nell'agenda, cucciosissimi per dire. Adesso vi faccio vedere un attimino con il bullet che sto usando. Ecco. Per dire, no? Avete segnate la pagina così e l'ho lasciato uscire, cioè è una meraviglia. Questa con la mucca, poi ho preso l'unicorno, poi magari vi faccio vedere bene anche dopo. E fantastici, hanno proprio la clippettina qua con un rose gold con la sua catinella e sotto arriva la mucchina, e qua invece questo ha l'unicorno. Aspettate che adesso metto via bene. E questo è l'unicorno, cioè, guarda se non è bellissimo. No, no, veramente.
Ah no, poi ne ho prese ancora due, vero? Adesso mi viene in mente. Perché poi sono tante cose che poi non mi viene più in mente. Io non potevo lasciargli di questo personaggino qua, pecorellina qua. Cioè, gli metterò nell'agenda che escono. Che li... E guardate, non potevo lasciargli l'arcobaleno. Cioè, veramente. Sono uno più bello dell'altro. Sono meravigliosi. Tutti con la sua clippettina. Bellissimo. Bellissimi. Ecco qua. E poi una caterba di sticker che adesso andiamo tutti, vi faccio vedere subito. Allora, questi li ho ripresi, li avevo presi anche l'ultima volta perché li adoro. Questi panda qua sono super super stupendi. Poi ho preso questi con queste scritte. Poi questi che ci sono, appunto, 6 fogli e gli sticker sono questi, ve li apro velocemente. Aspettate che arrivo, ce la faccio. E sono un po' tutti vari, con le cose del mare, pesci, questo personaggio bellissimo, insomma, sono stupendi. E sono quelli preintagliati o da tagliare, no, da tagliare, bellissimi. Ecco qua, sta andando la pagliuzza da tutte le parti. Poi anche questo ha 6 pezzi con questi dolcetti stupendi. Andiamo a togliere anche questi. Dolcetti, poi tutte bevande, cocktail, guardate che meraviglia, gelati, wow, decorazione agenda con cose dolciose, sì, arriva l'estate, poi vengono questi semifreddi, questi gelati, le bibite, una bella decorazione, però gelatosa la si può fare, perché ormai ragazzi siamo a giugno, l'estate ormai è qua. Poi altri 6 fogli, sticker, e adesso vi riapro. C'è il gattino, un po' vintage sembra questo, eh? Che carino il pinguino, il fenicottero, il cactus, torre Eiffel, che dovrò fare anche la decorazione, la torre Eiffel è stata chiesta però non sono riuscita a farla. Ecco qua. Poi ce ne sono ancora tanti, questo è un foglio solo, bellissimo. Guardate che bello, c'è l'alberello con le stelle, no, che meraviglia. Poi c'è questo, guardate che bello che è con questo, no, orsetto tutto col colore viola, lilla. Poi i Minions, non potevano prenderli. Poi questo con lo spazio. Poi questo con altre scritte. Quest'altro con le scritte ancora. Idem. Sono diverse dall'altro, però sono sticker con le scritte, sono bellissimi, in bianco e nero, colorati. Oh, sono meravigliosi. Ah, un altro Minion, anche bello, perché tanti li mettono anche in omaggio loro. Perché dopo io ne ho presi un po', però dopo non mi ricordo quelli che ho, perché sono qua talmente tanti che... sono bellissimi, questo appunto con i mezzi da viaggio, il treno, l'aereo, la nave, il pullman, bellissimo. Anche questo con i mobili, invece le cose per la casa. Questo con... Ah, un vario questo, c'è lo squalo, c'è i pesci, c'è l'astronauta. Questo ancora con le scritte, sono tantissimi, sono contentissima. Questo, bellissimo, guardate il pupazzo di neve, che bello. Poi ha un altro di questo, bellissimo, io adoro. Poi, più ne ho, più ne voglio di sticker, non so cosa dirvi. Questo qua, bellissimo anche questo. E poi questo nel verde, ma meravigliosi. Cioè, guardate quanti sticker che ho, io sono super felice. Sono super felicissima, non felice. Poi, allora, dentro nella scatola vi faccio vedere. Allora, c'è tutta la pagliuzza e c'è questa sacca che adesso vado a togliere perché è immersa dalla pagliuzzina. E questa contiene un kit. Allora, aspettate che adesso sposto la scatola e sposto un attimino. Tutte le cosine qua, almeno appoggio qua, ed è meraviglioso. Questi kit li vendono in vari colori, c'è nel bianco con decorazioni diverse, con astri, cose bellissime.
E poi ho preso questo con la versione nera. Ci sono anche altri colori, nel rosa, nel viola, che hanno dentro altre cose. Vi spiego appunto, adesso vi faccio vedere cosa è. Poi come me lo mandano, è incredibile. Questo proprio è un kit solo, viene venduto con dentro tutte queste cose. Adesso vi faccio vedere. La prima cosa che ha questo kit è... Aspettate, perché questi non c'entrano adesso, perché questo è tutto un kit unico e voglio farvelo vedere bene tutto insieme. Ha dentro questa agendina. Vediamo se è un bullet, vediamo perché. Aspettate che prendo la forbice e lo apro. È bellissima. Io sono rimasta perché c'è tutte queste lì, costellazioni qua dello zodiaco, dei segni zodiacali qua, tutte queste... Ma che meraviglia sono. E guardate, nero poi coloro rosa, rose gold, guardate che meraviglia. Le pagine qua, guardate il colore. E c'è anche qua, c'hanno sui disegni uguali, mamma mia. E no, è tutto bianco, ma poco importa perché è bellissimo. Cioè, è bellissimo. E questo appunto kit tutto insieme, viene venduto. Poi infatti dentro ha gli sticker dello spazio che io già avevo fatto la decorazione perché già li avevo ricevuti. Poi... questo è un cartoncino nero, poi ha i sticky notes, questi qua ha fatti a pianeta, bellissimo, luna, è una luna più che pianeta, scusate. Poi ha una colla, questa a nastro, come quelle che io già uso e mi trovo bene, vedete, però è sempre tutto sul colore nero. Poi il correttore, come questi qua, però nero black. Andiamo ad aprirli. Ecco, colla e correttore. Vi faccio vedere appunto quello che contiene il kit. Poi c'è anche appunto, come vi ho detto prima, nel bianco. Poi c'è rosa, ci sono altri colori. Però ha un tipo di quaderno diverso. C'è quello bianco aveva l'agenda che avevo ricevuto tempo fa. Poi l'astuccio, che adesso andiamo ad aprirlo insieme. È bellissimo, wow! Cioè, guardate che bello! Che bello! Allora, ha due zipper. Una... ah no, perché si allarga giustamente, per poter essere più capiente. Qua c'è la sua spugnetta, la silicia, e questo per allargare la capienza dell'astuccio. E qua c'ha gli scomparti, la retina. E qua potete appunto chiuderlo se lo volete più meno capiente. Se vi serve mettere più cose, lo aprite e si alza. Dopo andiamo a metterci magari le penne che appunto questo kit ha, perché poi ha dentro anche altre cose. Aspettate che facciamo così, voilà, e voilà, questa è vuota. E guardate che bella che è la sua bustina Stationery Pal, con tutto questo, quello che c'è, contiene il kit, il quaderno, le penne, la graffettina, il washi tape, la colla, il correttore, gli sticky note, insomma tutte le cosine. E i washi sono questi, uno nero, questo a quadrettini bianchi, questo con le stelline dorate e questo con le stelline argentate, tutto un po' tema un po' spazio, ecco. Poi una gomma nera, poi questa clip appunto per fermare i fogli, che sono comodissime queste, anche se fate il bullet journal, se fate le decorazioni, agende e tutto. Poi abbiamo questa, bellissima, ha una punta stupenda, è brush sink pen, bellissimo. Poi abbiamo una penna nera, togliamo salva freschezza qua. Ua gel scorrevolissima, che io avevo già preso una blu da loro. Poi abbiamo una hybrid, e sapete che io vi ho detto, le ho qua a portata di mano, le uso perché mi ci trovo benissimo, e l'abbiamo appunto trovata nella tonalità appunto scura, che fa parte del kit. Guardate che bello, è un grigio tutto brillantinato, bellissimo, mi mancava questo colore. Poi abbiamo un'altra penna, e queste sono sicura prenderà tutte mia figlia, sempre a gel, scorrevolissima, della Saraz Zebra, che poi qua potete attaccarla benissimo. Anche questa c'ha
così. Poi abbiamo questa della Muji, che io sempre da loro avevo preso il rosa e l'azzurro. Adesso ho anche la nera, e queste scrivono benissimo. Cosa ve lo dico a fare, le conoscete. E poi abbiamo appunto questo brush con la punta, così. Bellissima questa punta qua, a pennello. E poi di qua anche nel grigio, ha una punta grigia e una punta nera. Vedete? Grigio e nero, faccio vedere bene, nero, bellissimo, e grigio, veramente bello. E questo qua è un brushless color Zig Memory System, bellissimo, bello, mi piace. E questo appunto fa parte del kit, invece se voi avete il vostro astuccino ci mettete dentro le vostre penne, qua potete appunto mettercele così, poi potete mettere la gommina qui, insomma. E poi se vi serve più capiente aprite qua, altrimenti chiudete la vostra zippettina. Poi avete i vostri stickino, c'è dentro tutto, non manca niente in questo kit. Le cosine sono veramente belle e fatte bene, veramente complimenti sempre, perché io ve l'ho detto e ve lo ripeto, io mi ci trovo stra bene, tanto tanto tanto, le cose sono bellissime, guardate qua quante cose, sono super super mega belle, tantissimi sticker. Io niente, ringrazio Stationery Pal, vi ricordo che sotto il link nell'info box, nell'info box trovate il link per andare a scuriosare sul loro sito, per vedere tutte le puccioserie e meraviglie che hanno. E poi vi ricordo anche che vi lascio il link del video precedente, sempre in collaborazione con loro, sponsorizzato da loro, dove vi faccio vedere tutta la mia postazione, come organizzo tutte le meraviglie che compro e che mi arrivano anche da loro. E poi in un altro video vi farò vedere come le organizzo bene, come sistemo tutte le mie cose ancora, magari in qualche modo vi faccio vedere quando mi servono i washi tape, li tiro fuori, vi faccio vedere, insomma. In quel video già vi faccio vedere appunto la mia postazione, dove io tengo tutte le mie cose e dove vi consiglio anche tanti, alcuni dei loro prodotti stupendi che posso già recensirvi, che vi ho già recensito e che posso dirvi che sono di qualità buona e che mi ci trovo bene. Ve li ho consigliati in quel video, vi lascio il link, andatelo a vedere, che è sempre comunque sponsorizzato in collaborazione con loro, perché comunque adesso ultimamente sto acquistando, cioè sto acquistando, mi stanno mandando appunto, mi danno opportunità di mandarmi tante cose belle, io le sto provando e posso dirvi anche il mio giudizio. E niente, io vi saluto e vi ricordo appunto i link sotto, tutto, vi ho detto tutto, e niente, vi do appuntamento al prossimo video, spero di avervi tenuto compagnia. Io penso che le cartopazze, questi video, facciano molto più che piacere, che penso vi sarete messi comodi con i popcorn a guardarci. E niente, vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video, grazie a Stationery Pal, grazie a voi che mi seguite, un bacione enormissimo, ciao ciao. E vi ricordo anche il codice sconto, la Nika, sotto sempre nell'info box, mi raccomando, ciao.